E restiamo a mattinata, vedo già dalla regia mi segnalano che sono pronti. Eccoli. Abbiamo i barboni di lusso. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera. Insieme a pizza dentro l'angolo. Ah, infatti vi stavo chiedendo, ma il terzo pezzo dove sta? Eccolo qua. Eccoci. Presentatevi un attimo, nome, cognome e chi siete. Giuseppe Gentile, Barbone di Lusso, insieme ad Antonio. Antonio Di Mauro, Barbone di Lusso. Antonio De Vita, pizzeria dietro l'angolo. Allora, avete un nome molto particolare, che è insomma, un contrasto, perché insomma, se un barbone non può portare il lusso, però è un'attività che sta andando molto, molto bene, insomma, è molto conosciuta non solo sul Gargano, ma anche oltre. Come vi siete organizzati per la ripartenza? Siete ripartiti o Benissimo. che cosa... Allora, guarda Matteo, la ripartenza è stata alquanto strana dal punto di vista proprio organizzativo. Noi comunque ci siamo tutelati con le apposite misure di sicurezza, sai, i detergenti, tutti gli antibatterici e roba varia. E abbiamo riaperto lunedì scorso, e comunque c'era voglia di riaprire, c'era volontà di riaprire, la gente sta rispondendo bene, sai, mattinata è COVID-free. Diciamo Io lo che... ricordavo anche Matteo Principe poco fa, siete stati bravi. Sì, Sì, siamo stati molto bravi, sì. E Continuiamo ad tutto esserlo. oggi ancora, tutt'oggi siamo. Infatti, molte attività preferiamo non aprire proprio la sera per evitare assembramenti Esatto, impossibili da gestire. come è andato? C'è stata movida nello scorso weekend, insomma, lo scorso weekend è stato qualcosa è sfuggito di mano, tant'è che anche il prefetto di Foggia ha Ah, sì, alzato per il quanto riguarda livello. il paese, la sera siamo tutti chiusi, le attività sono quasi tutte chiuse, quindi nel paese no, forse sul mare c'è stato qualche... Giustamente la gente ha voglia di muoversi dopo 2 mesi chiusi in casa, è difficile restare ancora in casa ed è difficile gestire tutto questo movimento. Certo, come vi siete riorganizzati anche a livello di servizi? Avete aggiunto o tolto qualcosa rispetto a quello che era la fase pre-Covid? Per ora stiamo lavorando al Almeno. 20% di quello che Esattamente. possiamo offrire, proprio per evitare assembramenti, evitare tutto quello che ci hanno detto di evitare. Infatti noi di comune accordo con tutti gli altri gestori la sera, come ha detto Giuseppe, abbiamo deciso di Almeno noi chiudere bar. volontariamente, almeno nei bar, proprio per evitare assembramenti o situazioni spiacevoli da gestire, perché lavorando è veramente difficile offrire un servizio e allo stesso tempo stare a contatto con la gente per spiegargli magari di stare a distanza, roba varia, è veramente difficile, quindi evitiamo e chiudiamo nelle ore che potrebbero essere, tra virgolette, più pericolose. Senti Antonio, invece tu come hai organizzato? Ovviamente il servizio di pizzeria è diverso. Come vi Sì, siete, come ti leggermente sei diverso, organizzato? però più o meno siamo lì, ci siamo organizzati con tutti i detergenti, le distanze, però stiamo lavorando anche noi al minimo, non è abbiamo tutta questa Fai affluenza. asporto, delivery o fai solo servizio al Facciamo il banco? delivery adesso momentaneamente l'ho sospeso perché non posso gestire uno e l'altro perché non ho tutti i ragazzi ancora a lavorare. Però diciamo a parte un po' il sabato in settimana è ancora molto molto tranquillo. Molto molto Come vi tranquillo. state organizzando per l'estate? Che estate sarà? Insomma, mattinata Matteo, una grossa è sempre meta incognita. della cosiddetta movida del territorio. È davvero un grosso punto Ma penso che di interrogativo. movida quest'anno sarà una movida diversa. E ce ne sarà ben poco, almeno qui a mattinata. Sarà diversa come movida, Quindi siete meno pessimisti. Non pensate che confusionaria. nei prossimi giorni, con l'apertura dei confini regionali, possa cambiare qualcosa? Quello Sicuramente, sicuramente, sì. La sicuramente. gente ha voglia di muoversi. Dobbiamo essere ottimisti, poi, non possiamo... Dobbiamo essere ottimisti e sicuramente dobbiamo essere anche più bravi noi di quanto lo siamo già a gestire comunque una situazione Gestire un alquanto mercato che difficile. cambierà. Prego, prego. Nel frattempo avete clienti, immagino, vedo che Sì, vi noi siamo da state... Antonio, siamo ospiti di Ah, Antonio qui a quindi Stone. siete voi gli barboni abusivi pure, quindi Esatto, siete... siamo noi che ci siamo trasferiti un attimo da Sentite, Antonio. ragazzi, il vostro locale, dicevo in apertura, ha riscosso in questi anni molto successo anche fuori dai confini di Mattinata. Qual è stato il segreto di questo
di questo successo, la creatività, insomma, vediamo anche molta comunicazione social alternativa, se così possiamo chiamarla. Esatto, sì, siamo giovani, abbiamo voglia, abbiamo, ci impegniamo sempre nel trovare qualcosa di diverso, qualcosa di alternativo. Qui, esatto, di alternativo. Qui è facile fare la cosa diversa. Essendo un paesino di 6.000 abitanti, no? Cercare qualcosa di diverso, cercare di qualcosa non visto, è allo stesso tempo difficile ma comunque fattibile. E quello è che ci sta, tra virgolette, contraddicendo dal resto degli altri, insomma. E ospitate anche, fate anche molte serate musicali con artisti del territorio, giusto? Fino all'anno scorso sì, quest'anno abbiamo la bacheca vuota. Come pensate di riempirla, se ce ne fosse la possibilità? Guarda, sicuramente pare che dal 15 giugno, notizia delle ore 20, quindi di un scarso un'età fa, è che si potrebbe tornare a fare musica e serate danzanti in Puglia, ci sarebbe un accordo. Che ne pensate? Allora, per quanto riguarda questo, cercheremo sicuramente, cioè qualora ci sia la possibilità, cercheremo sicuramente di mettere qualche gruppo, come abbiamo sempre fatto, live, però cercando comunque di mantenere un livello tra virgolette sobrio, basso, profilo basso. Cercheremo comunque di fare una cosa più tra virgolette tranquilla, con persone poste a sedere, ci cureremo i clienti seduti, cercheremo dove sia possibile. C'è un artista che sognate che venga a esibirsi nel vostro locale? Scusa. C'è un artista che sognate che possa venire a esibirsi nel vostro locale? Guarda Matteo, noi siamo ragazzi, stiamo fantasticando. Siamo ragazzi unici con i piedi per terra. Noi abbiamo iniziato veramente tra virgolette da zero e restiamo sulla nostra scia. Poi qualora ci sia la possibilità, che ben venga qualche grande artista. Per ora stiamo cercando di valorizzare gli artisti del territorio e credimi, ce ne sono veramente tanti, e tanti tra l'altro bravi, eh. Nel frattempo ci sono un po' di messaggi per voi, Ketty De Rienzo, Antonio Notarangelo, che trio grandi, un saluto da Roma, Davide Totaro, siete i migliori. Davide è il più bello, Davide è il nostro fan più attivo. E già dalla foto si vede che è un personaggio come voi. Sì, scherzo, ovviamente. E Gianfri King, top dei top. Clienti fantastici. Che cosa vi ha spinto a restare a mattinata e a investire? Insomma, è molto più semplice per ragazzi della vostra età andarsene, prendere tutto e andarsene. Noi eravamo dipendenti del bar adesso nostro. Poi cambiando gestione l'abbiamo rilevato noi. Forse questo è il motivo per cui siamo arrivati a mattinata. Dopo che ci hai lavorato per tanto tempo lì, magari quando praticamente c'era la possibilità di prelevarlo il locale, è stata una, diciamo, una spinta ancora più forte a farlo nostro, perché comunque già lavorandoci lo sentivamo nostro. Poi quando c'era la possibilità, cioè abbiamo avuto la possibilità di farlo nostro in tutti gli effetti, non ci abbiamo pensato più di tanto. Quindi non è vero che i ragazzi del sud non hanno coraggio e non vogliono fare nulla? Ma noi crediamo di vivere forse nella regione. Fate parlare anche un po' ad Antonio che scalpita. Secondo me Matteo, noi abbiamo più coraggio degli altri qui al sud per aprire qualcosa, Abbiamo avuto più coraggio degli altri, secondo me. Siete, avete provato a fare, siete rientrati? Da gestire, da pensare che, diciamo, si lavorerà subito. Invece, come al contrario del nord. Non bisogna avere fretta. Siete stati fuori, siete rientrati? No, sempre qui. Quindi casa è bottega. Io sono stato fuori, io sono stato all'estero. Dove sei stato, Antonio? In Germania, poi è venuto a ritrovarci qui a mattinata. E non se n'è andato più. Ma te, parliamoci chiaramente, viviamo forse nella regione più bella d'Italia, con Cedi, una delle più belle del mondo. E tocca a noi poi, giovani, valorizzarla ancora. Mattinata meglio. Sta bene. Con poco stai bene a mattinata. E questo è un messaggio. Lanciate un messaggio venire mattinata quest'estate? Come, Matteo, perdonami? Lanciate un messaggio di promuovete la mattinata. Perché bisognerebbe venire a mattinata quest'estate?
Questo ci pensa Antonio, per quello che ha sbagliato mestiere, lui doveva fare lo stesso lavoro tuo. Guarda, che dirti, già come hai detto prima, la Puglia parla da sola. Ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di lavorare bene, offrono un bel servizio. Abbiamo il mare, abbiamo il sole, abbiamo tutto. Non vedo il motivo per cui... Abbiamo bella gente. Non abbiamo il Covid. E in questo momento... È una fortuna. Non abbiamo il Covid, a mattinata anzi. Va bene, allora in bocca al lupo ragazzi per l'estate, ci aggiorniamo poi, nel frattempo vi giungono messaggi, qua potremmo fare tutta la serata, c'è Rosa Granatiero che dice grandi, siete sempre innovativi, ma quanto le avete pagate queste persone, quanti free drink avete dato a queste persone per farle parlare così bene? Te lo saprò dire domani se facciamo un'altra diretta. Va bene, poi mi scrivete su WhatsApp e mi date la conferma di, insomma, avete investito, diciamo che questa serata l'avete investita nella promozione delle vostre attività. Grazie ancora ragazzi, buon lavoro. Grazie a te. Ciao, grazie a tutti. Ciao.